Lo so, vi state chiedendo ma che cosa hanno a che fare Venom con Pio Amedeo? Sì, adesso ve lo spiego. Io sono sempre Giuseppe e bentornati sul Diario della Notte. Sarò breve e conciso. Ebbene, nonostante questi due film non siano chissà che cosa, a livello di produzione e a livello di qualità dell'immagine sono tutti e due abbastanza buoni. Certo, Venom ha degli effetti speciali da strapparsi gli occhi in alcuni punti. Ma nonostante tutto, è comunque meglio di Morbius. Eh sì, prima di assaltarmi, non sto impazzendo, seriamente. Più che mai vale in questo momento la regola del finché non l'hai visto, non lo puoi giudicare, o finché non l'hai letto, non puoi giudicarla a tutti gli effetti. Ebbene sì, Venom riesce a essere meglio di Morbius, e ciò significa che Morbius è esattamente quello che abbiamo già detto nei precedenti video. Nel caso trovate qui sopra le nostre belle parole in merito. Ma prima di fraintendermi, no, Venom non è un bel film, ma non starò qua a sparare sulla Croce Rossa, e tantomeno lo è Belli Ciao di Pio Amedeo. Il pretesto scelto da entrambi i film non è chissà quanto originale, e sembra che per fare questi due film non si siano proprio impegnati, almeno a livello di sceneggiatura, a livello di dialoghi, a livello di ogni cosa. Perché li prendo insieme? Non solo per il fatto che ieri ho avuto la malsana idea di guardarmeli entrambi, sia perché Belli Ciao ormai ha raggiunto la vetta su Amazon Prime, dove lo trovate, e anche perché Venom sta facendo più o meno la stessa cosa su Netflix. I film squallidi, i film inutili, sembrano riuscire a sempre a raggiungere la vetta, questo perché probabilmente l'essere umano ha una gran voglia di guardare spazzatura. Ma no, non voglio esagerare, utilizzare il termine spazzatura è eccessivo per questi due prodotti, ma arriviamo dritti al punto a quello che volevo dirvi. Allora, avere un comparto tecnico forte permette di far risaltare ancora di più un film. Quindi tutte le parti brutte del film, quelle che visivamente sarebbero brutte, una buona regia e una buona fotografia possono comunque limarli e permettergli comunque di accontentare lo spettatore medio. Per dirvi, per tutta la durata di Belli Ciao ho continuato a chiedermi, mamma mia, ma se avessero dato una sceneggiatura buona, questi qui che l'hanno girato il film, cosa sarebbe venuto fuori? Cioè, parlo di una qualità comunque sostanziale, non bisogna nascondere, certo, c'è qualche scivolone qua e là, però tuttavia davvero un ottimo lavoro. Purtroppo Pio Amedeo a me non piacciono tantissimo, non mi piace il loro modo di scherzare, non troppo perlomeno. Qualche battuta è simpatica, ma nel film è completamente piatto, gag messe un po' a caso. E anche in Venom succede la stessa cosa, battute un po' messe qua e là, però la storia non si prende sul serio. E questo è il vantaggio rispetto a Morbius. La storia è così e così va. Nonostante tutte le cose insensate presenti nel film e scelte di trama volutamente che ci riportano negli anni 2000, dove improvvisamente si dimenticano l'esistenza della tecnologia, nonostante Carnage sia in grado di entrare su internet con che cosa? Non lo so, vabbè, questa cosa era molto 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 dubbia e avrebbe potuto trovare Eddie semplicemente cercandolo sul suo telefono, ma vabbè, troppo intelligente. La trama, nonostante tutto, si lascia comunque guardare. E questo è il vantaggio. Entrambi i film si lasciano guardare con la disperazione, ma si lasciano guardare. Quindi riescono a intrattenere. E se riesci a intrattenere, hai fatto comunque il tuo compito di film. Quindi non mi sento di sparargli addosso come niente. Ma che cosa hanno a che fare questi due film con i libri? È esattamente la stessa cosa. Il libro può non essere bello, può non essere scritto bene, può non essere decente, ma se intrattiene fa il suo lavoro. E quindi bisogna accettare anche questo genere di letteratura, la letteratura di intrattenimento. Personalmente non l'apprezzo granché poiché non lascia niente al lettore, ma qualche volta abbiamo tutti bisogno di leggere qualcosa giusto per passare il tempo. Quindi la prossima volta che vi fate dei complessi perché non riuscite a scrivere qualcosa, perché state pensando, oh no, questa cosa non piacerà, scrivetela. Mettetevi lì e scrivetela, semplicemente. Non fatevi condizionare dai vostri pensieri. Là fuori c'è un mare di spazzatura, quindi non sentitevi inferiori a nessuno. Queste perle di saggezza sono, non lo so, dovrebbero. Me le scrivo qua dietro. Qua dietro. E poi incendio lo studio. Anche se mi sono dilungato, rimanete con me. Ci buttiamo nelle prossime storie di The Incipit. Bentornati su The Incipit, fucina di idee e grandi storie. Mettetevi comodi, stiamo per iniziare una nuova avventura.
Partiamo dall'Eterno Bogdan di Guido C96. Siamo al settimo episodio, altro che posseduta. L'appuntamento con il Pope per l'esorcismo era alle 9 del mattino. Bogdan ordinò a Elena di rinchiudersi in soffitta. Alle 11:15 va in soffitta e chiuditici. Non dovrai uscirvi finché non ti verrà concesso. Come preferisci tu? Giunto l'ecclesiastico, lo stesso chiese della ragazza. Johan fece segno ad Andrada di andarla a chiamare. Non riuscendola a trovare, Johan cominciò a sudare e a giustificarsi. Padre, non so dove sia, abbia pazienza. Ho tutto il tempo a disposizione. Queste situazioni mi sono familiari. Il Signore, nella sua misericordia, attende e lo Spirito mi consiglierà. Occorre avere prudenza. Sappia che io non ho più pazienza. Si sbrighi. Mi perdoni, mi ricompongo. Passavano i minuti, passò mezz'ora. Un corvo beccò alla finestra. Il Pope lo fissò e gli lanciò dell'acqua benedetta. Il corvo cadde dalla finestra sgozzato. Passò un'altra mezz'ora. L'orologio segnava le 12. Mezzogiorno. Su, ora esci. Ti stanno aspettando. Lascia le tue cose qui. Tutto. Tu mi vedrai e mi ascolterai, gli altri no, e ripeterai quanto ti dirò. Siamo intesi? Johan camminava avanti e indietro e stava sudando. Il Bob sgranava la sua corda di preghiera e recitava a bassa voce alcune preghiere. Andrada, seduta, seguiva con la coda dell'occhio il sacerdote. Ed ecco che sentirono bussare alla porta del soggiorno. Era Elena, svestita. I tre si voltarono, restando impietriti, sbalorditi. «Figlia mia, non fare la svergognata!» «Signorina, si metta addosso qualcosa, anche un lenzuolo!» «Mi volete esorcizzare?» «Bene, lo farò, a patto che mi lasciate così come sono venuta al mondo!» «Signorina, la prego, si vesta! Non possiamo fare il rito in questo stato riprovevole!» Lei non ricorda che Adamo ed Eva erano con le vergogne all'aria nel giardino dell'Eden? Ebbene, non ho bisogno di foglie di fico per coprire i miei seni e la mia... Non dica altro! Stia zitta e risponda alle mie domande! Ma fa dal diavolo! Lei è quella timorata di Dio di sua moglie! Elena corse verso il Pope, lo prese per la tonaca e lo strattonò. Poi corse per la stanza verso l'altarino con le icone, le quali buttò a terra e, vedendo che non si ruppero, aprì la finestra e tentò di scaraventarle fuori. Andrada la fermò, chiese a Johan di portare una tovaglia con la quale la coprì. Elena si acquietò. «Signorina, o per meglio dire spirito infernale, adesso rispondimi. Da dove vieni?» Nessuna risposta. «Perché stai tormentando la signorina Elena?» Di nuovo nessuna risposta. «Ti ordino, in nome del Signore Da questo momento Elena rispondeva con voce modificata, leggermente roca. «Qui non ci sono diavoli da cacciare, perché essi sono intenti a fabbricare pentole». «Non scherzare e rispondi alle mie domande per ordine dell'autorità divina. Chi sei? Da dove vieni? Quanti spiriti siete? Perché sei qui?» Nessuna risposta. Il Pope esorcista ripeté le stesse domande per almeno 3 o 4 volte. Johan si stringeva ad Andrada come un bimbo a sua madre. «Ancora? Non rispondo a queste domande. Torni a casa. O in chiesa. Qui sta perdendo il suo tempo». «Ti ordino di rispondere al comando che proviene dall'autorità di...» Ed Elena si tolse con fare ammiccante la tovaglia che la copriva. Andò verso il tavolo che dava alla finestra, prese il vaso, tolse i fiori e se lo portò tra le gambe per urinarvi. I presenti si scandalizzarono. Andrada si coprì naso e bocca per arrestare i conati di vomito. Il padre stava per sgridarla quando l'esorcista gli fece cenno con il dito alla bocca di restare in silenzio. «Ammetto che questo esorcismo è unico nel suo genere. Non pensavo che il diavolo fosse tanto esibizionista, sempre che di diavolo si tratti stavolta». «Torni a casa, sta perdendo tempo. Questa è una faccenda riguardante me, Strigoi, ed Elena. Gli altri
non vi interagiscano. Il povero ministro di anime comprese che non v'era nulla da fare e trasse le conclusioni. Signori miei, mi sento offeso da cotanto comportamento. Quante pazzie, superstizioni, altro che posseduta. Qui siamo di fronte a una immorale che ha bisogno della confessione e molto probabilmente di una visita psichiatrica. I miei saluti, addio. Padre, sono rammaricato. Le assicuro che non è come crede. Lei non è mai stata impudica. Signor Bulgarescu, io non sono nessuno per giudicare lei e la figliola, ma conosco il suo passato ai tempi del comunismo e non mi meraviglierei dell'eventuale assenza dei principi cristiani in questa casa. Di nuovo, saluti. Johan lo maledì sottovoce. Nel frattempo, Elena si ritirò e Andrada rassettò la casa. Sei stata strepitosa, brava. Bogdan, credo sia arrivato il momento di finirla. Devi dirmi perché mi fai fare tutto questo. Perché? Tutto a tempo debito. Le si avvicinò, le azzannò la clavicola, il collo e si abbeverò come un animale. Ella restò vigile e provò sensazioni di piacere miste a nausea. Il padre e Andrada si confrontarono, considerando se farla visitare o meno da uno psichiatra. Ci stabilì di parlare con la ragazza. Contatto, onde evitare il peggio. E così si conclude questo settimo capitolo. La domanda che ci fa Guido è: episodio tranquillo, ma Bogdan non si fermerà qui. Intanto Elena andrà dallo psichiatra? Sì? No? Un imprevisto rimanderà l'eventuale visita dello psichiatra. Io voglio vedere il confronto con lo psichiatra per sapere cosa salterà fuori. In descrizione trovate il link per la storia di Guido e noi ci avviamo verso la prossima. Passiamo da un horror ad una fiaba con La gatta e i gattini di Red Dragon. Episodio 4, Il piano di Demonia. Era una mattina particolare quel giorno, nonostante le nubi che oscuravano il sole era molto luminosa. Angela stava preparando la casa per accogliere Azur, che sarebbe arrivato da lì a poco per rendere ufficiale il loro fidanzamento. Riparò la porta di casa, le sedie, i tavoli e tutto ciò che aveva toccato sua sorella. In questo era aiutata anche dal suo tocco fatato. Come Demonia distruggeva, così Angela riparava. Terminate le riparazioni, la pulizia ed il riordino, si cambiò d'abito e si mise una spilla tra i capelli. Naturalmente il suo tocco rese l'abito degno di una principessa e la spilla un diadema. Mentre Angela era presa con i suoi preparativi, lo era anche Demonia. Sapeva benissimo che il principe sarebbe arrivato con la dote e l'anello di fidanzamento e, tonto com'era, sarebbe venuto da solo. Perché il suo piano funzionasse, aveva bisogno che il principe fosse da solo. Niente gatti e niente sorelle in giro. Catturare Pallino fu più facile di quanto si aspettava. Lo vide arrivare per andare da sua sorella. Non si accorse della piccola botte che gli arrivò addosso. Ci finì dentro al primo colpo. In un lampo Demonia chiuse la botte, rifece un buchino e la riempì di vino fino all'orlo, sperando di affogarlo. Agitò bene e la scaraventò giù in cantina. Prese quindi una botte più grande, anch'essa piena, ed una bottiglia di vino. «Angela cara, potresti venire un momento per favore?» chiamò infine. Angela sapeva che quando Demonia usava quel tono di voce, la chiamava cara o diceva per favore, significava «Vieni immediatamente o ti riempio di tante di quelle botte che te le ricorderai fino a domani». Sospirò. «Arrivo», disse. Quando Demonia vide il vestito di sua sorella, dovette sforzarsi, e non poco, per non dare in escandescenza. Era un po' di tempo da questa parte che, per un motivo che lei non aveva ancora compreso, i vestiti di sua sorella erano sempre più belli e i suoi sempre più brutti. «Angela, ho sentito che oggi sarà un giorno molto importante per te. Volevo brindare alla tua salute. Beviamo insieme». «Demonia», rispose Angela pacatamente. «L'ultima volta che hai voluto bere con me, sono rimasta priva di coscienza per non so quanto e mi sono risvegliata nuda nella foresta, quindi no grazie». «Ma quello era uno scherzo!» rise falsamente Demonia. «Questa volta hai...» Un brivido di disgusto la attraversò. «Brindiamo!» «Demonia, cosa stai nascondendo?» «Fai troppe domande, sorella!» esplose Demonia. «Se io ti dico, bevi! Tu bevi!
Le saltò addosso, piegandole la testa all'indietro e la costrinse a bere, ma la bottiglia, rimasta troppo tempo nelle mani di demonia, improvvisamente esplose. Angela si ritrovò inondata di vino e tossì violentemente, sputandolo fuori. Demonia urlò istericamente. Afferrò la sorella, che iniziò a dimenarsi. La colluttazione durò poco. Demonia, ben più forte fisicamente della sorella, la immobilizzò in breve tempo. Fece a pezzi il suo vestito, la sollevò e la infilò nella botte, vi mise il coperchio e inchiodò. «Ti lascerò uscire solo quando avrai bevuto tutto!» urlò Demonia, facendo rotolare la botte in cantina. Chiuse e sprangò. Cercò di calmarsi. Avrebbe preferito avere accanto a sé la sorella drogata ed incosciente. Sarebbe stato più facile a tirare in trappola il principe. Così, ora, sarebbe stato sospettoso. Ma non tutto era perduto. Aveva un'altra idea. Si allontanò velocemente. La porta della cantina iniziò a marcire. Il principe Azur stava arrivando col suo splendido stallone, la grande dote da lasciare e l'anello di fidanzamento. Avrebbe portato la sua amata in trionfo e l'avrebbe fatto cavalcare il selciato d'oro, cosparso di petali ed infine l'avrebbe presentata... Aiuto! Angela? Aiuto! Dove siete? Si guardò intorno. La voce proveniva oltre un boschetto, dal fiume vicino. Preoccupato che fosse caduta in acqua, Azur smontò velocemente da cavallo e corse alla riva. «Angela, dove siete?» «Non Angela, demonia!» La ragazza, che aveva imitato la voce della sorella, si fece avanti. Era quasi completamente nuda. Qualsiasi cosa avesse avuto indosso si stava lentamente dissolvendo. Azur rimase impietrito. «Demonia!» Cercò di distogliere lo sguardo senza riuscirci. «Dov'è vostra sorella?» «Che vi importa? Ora avete me!» Sorrise, anzi ghignò divertita. «Venga da me, mio bel principe!» Si avvicinò. «Demonia!» Cercò di darsi un contegno il principe, nonostante il forte imbarazzo. «Vi prego di smettere di comportarvi come... così! Sono qui per vostra sorella, non per... per...» «Dov'è vostra sorella?» «Ubriaca. Credo sia caduta nel fiume. Ero ormai a un passo da lui.» «E voi non avete fatto niente?» Il sangue iniziò a ribollire nelle vene del principe. «Ma mica affogata?» rise falsamente Demonia. «E lì, sulla riva.» Il principe si voltò per vederla. «Dove?» Il colpo in testa fu violentissimo. Azur cadde dritto in acqua. «Sei mio!» ruggì Demonia, saltandogli addosso come una tigre. Lo spinse sott'acqua mentre il suo toco iniziava a far ribollire tutto. La corrente li trascinò verso il lago. E così termina anche questo episodio della Gatta e i Gattini di Red Dragon. La domanda che ci fa sul finale è: cosa farà Angela? Aiuterà Pallino, sistemerà la cantina e se stessa, è abituata alle sfuriate della sorella. Soccorrerà Pallino e portandolo in braccio uscirà fuori di corsa, ignorando le sue condizioni. Ha un brutto presentimento, non farà niente, è Pallino a prendere iniziativa. Io direi che a questo punto soccorrerà Pallino e lo porterà in braccio. In descrizione trovate il link per la storia di Red Dragon e noi ci avviamo verso la prossima. Continuiamo con Fenderman e la sua tema argomenta a piacere. Siamo al sesto episodio, la recita. L'atmosfera nel piccolo teatro della scuola è la solita che c'è il giorno della recita di fine anno. Prima delle vacanze, con orde di ragazzini scatenati e in mezzo genitori in coppie male assortite. Le donne a loro agio, indaffarate, gli uomini abilitati solo a scattare foto. Tutti, alla fine, trovano posto in platea, tranne i soliti fratellini scamiciati, sudati e spettinati, che sono lì per forza perché a casa non c'è nessuno che li può guardare. Genitori e nonni, tutti oggi sono votati a celebrare la bravura e la bellezza del fratellino o sorellina più grande, vestito da farfalla o da cowboy è lo stesso. Shhh! Si recita! Si rappresenta una riproduzione di Pinocchio. Risate, flash, sorrisi dal pubblico, battute recitate a cantilena, adorabili, fuori tempo, favolosi, avanverac carini, da parte dei pargoli fenomeni sul palco. Mamma Ester e papà Papone Massimo aspettano con ansia che la loro piccola, la Bea, entri in scena. Ha una piccola parte di cui si è tanto lamentata, ma loro l'hanno incoraggiata, quasi costretta ad accettarla. «Vedrai», gli aveva detto mamma. «Gli farei vedere chi è la più brava, che sei la più bella già lo sanno, lo devi fare per quelle invidiose, vedrai, vedranno». «Nessun altro portamento», le aveva detto Papone Massimo, «la tua grazia, non perché sei mia figlia, perché è la verità, fagli vedere chi sei e poi non è detto che da grande vuoi fare l'attrice».
«Ma papone», aveva risposto lei, «io da grande voglio fare la ballerina». E non so perché adesso mi è venuto in mente Herbert ballerina. E vabbè, scusa, ma è lo stesso. Un palcoscenico è un palcoscenico, il pubblico è sempre il pubblico. A quelle parole, davanti a quella dimostrazione di grande saggezza, la bimba aveva fatto una smorfia e sua madre, che le stava abbottonando il costume per la prova con le spille in bocca, a momenti le inghiottiva. La commedia va avanti, Pinocchio è nei guai, alle prese col gatto e la volpe, per i piccoli attori invece va tutto bene. Tranne per Bea che, al momento di dire finalmente la sua battuta, si distrae per via del costume storto che tira da una parte. Pochi secondi di suspense, poi Rita, la sua amichetta Rita, le ruba la battuta. Vabbè, fa niente, si va avanti. Poco dopo, però, la storia si ripete. «Eh no, che cazzo!» pensa Papone Massimo. «Penseranno che tonta! Ma chi è quel mostriciatolo che parla al posto suo?» Un brava alle sue spalle lo agghiacciò. Si gira. Ecco chi è. È la figlia del ciccione col SUV da 100.000 euro. Quella con quella moglie faccia da zoccola che aveva notato arrivando al teatro. Lei l'aveva vista subito. Stava con altre due sciampiste. Si rubavano la parola, parlavano male di qualcuno e sghignazzavano, ricacciando i figli più piccoli fastidiosi e maleducati con un braccio per rimanere agganciati al discorso. Era una donna vistosa, dannatamente attraente, sicuramente già rifatta a 30 anni o poco più, una che va alla recita della figlia col tacco 12. Era la degna compagna di un marito, grasso, più vecchio di lei e di lui, una specie di Mr. Dollaro trasudante, una sorta di becera opulenza, quella tipica di certi analfabeti che fanno soldi in modo poco chiaro. E quindi chiarissimo, Massimo torna a seguire la recita. Poco dopo, aridaie! Per la terza volta Rita anticipa la sua Bea. Sembra averci preso gusto. Ho una figlia deficiente. E loro ridono. Stanno ridendo. Maledetti! Alla fine della commedia, Pinocchio se la cava. Finalmente è finita. Fuori, al sole, i bimbi tornano a scorazzare. Le mamme tengono in mano i costumi spiegazzati. I figli più piccoli travolgono le ultime energie dei poveri nonni che si immaginavano tutta un'altra storia. I padri fumano, chiacchierando appoggiati alle auto. Papone Massimo è amareggiato, furioso. Parla accanto a un gruppetto. Ci sono anche quelli là. Lei da dietro è una gran figa. Quando la faccia non si vede è meglio. Lui col telefonino da 1000 euro fotografa tutto e tutti. Idiota stronzo. Se la ridono, gli sembra di sentire nominare sua figlia. Gli va il sangue alla testa, perde il controllo e senza sapere come e perché è addosso al ciccione. Scoppia la rissa, tutti gridano, i bambini ridono o piangono, altri guardano con la bocca aperta. Alla fine un gruppo di volontari temerari separa i contendenti. Tutto sembra appianato. Si va alle macchine, si va via. Papone Massimo vede il grosso SUV imboccare la strada. Affretta i suoi a salire e lo segue. Lo incalza. Esther comincia ad agitarsi. Lo bersaglia di inutili ultimatum. Lo esaspera ancora di più. Al primo semaforo, l'uomo tampona il SUV. Lo spinge. Mr. Dollaro si incazza. Forse non aspettava altro. Scende. Lui riparte, lo schiva intenzionalmente e gli porta via di netto lo sportello. Scappa, l'altro risale, lo insegue. È cieco come lui e come lui guida in un'orgia di urla imploranti. Alla fine lo raggiunge. Lo sfiora, la macchina si ribalta, graffia l'asfalto con un urlo doloroso. Qualcuno sguscia fuori sanguinante dall'auto capovolta. Qualcuno non può più. Eppure doveva essere un sabato di festa. E così termina l'ennesima storia di Fenderman che travolge ogni cosa, da un estremo all'altro nel giro di 5.000 caratteri. Questa è una grande dimostrazione di come creare delle storie brevissime eppure super coinvolgenti. E voglio sapere cosa succederà dopo a chi è sgusciato fuori e chi è sgusciato fuori da quell'auto. La domanda che ci fa sul finale Fenderman è: il prossimo Avatar di Venere, lei morde il freno, effetti collaterali. Io voglio sentire effetti collaterali a questo punto. In descrizione trovate il link per la storia di Fenderman e noi ci avviamo verso l'ultima di oggi e ci buttiamo sull'Eros. Con Il mio destino di Babybel Marbles. Episodio 10, la fine. Tu sei quel bambino che da neonato rideva sempre. Tu, il favorito dell'intera nursery. Ti bastava poco e subito scoppiavi a ridere, trascinando con te tutto il reparto. Tu, gioia di tuo padre, perché eri così infastidito dai pannolini da imparare prima degli altri l'uso del vasino. Il ciuccio, no.
Vizio abbandonato verso i 6 anni, merito di nonna che te lo fece barattare per un po' di gelato al tiramisù. Tu, che per andare più veloce in bici al posto delle rotelline attaccasti con lo scotch i pattini di tuo fratello. Lui non credì molto, ammise però che l'idea era buona. Trasformaste così la bici in uno strano oggetto, dove al posto delle rotelline c'erano 2 skateboard. Anche al pronto soccorso le infermiere e i medici ammisero che la vostra idra era buona, quando misero il gesso sul braccio di uno e sulla gamba dell'altro. Questo sei tu. Questa è la tua storia. La storia di come la tua vita è cambiata il giorno che decidesti di lasciarti morire. C'è chiaro, non è mai stato intenzionale. Tu, la macchina, la guidavi seguendo tutte le regole che ti insegnarono a scuola guida, le stesse regole che seguisti per tutti i tuoi quasi 60 anni di vita. La colpa è del furgone. Ti è venuto addosso, non hai rispettato uno stop, ma d'altronde se fumi e mandi messaggi al cellulare quando guidi, un po' te la vai a cercare. Peccato che in quell'incidente c'erano persone che non c'entravano nulla, come una madre e sua figlia, falciate sulle strisce. I poliziotti conservarono con cura l'orsacchiotto della bambina, dovevano restituirlo al padre. Dolcissimo gesto, secondo molti, i più maligni. Dissero di aver visto delle risate nascoste sotto la divisa, dopo aver visto il padre piangere. Tu sei stato fortunato. Un piccolo trauma cranico, qualche contusione e una gamba rotta. Nulla di grave. I medici rassicurarono la tua famiglia. Coma indotto per il trauma cranico e al suo risveglio sarà come nuovo. Lo dissero con la serenità nel cuore. Peccato che tu, da quel coma, non volevi uscire. Ti sei chiuso nella tua bara di cemento armato perché uscirne significava dover affrontare la vita e il tuo oscuro segreto. Molto meglio rimanere là. Costruirti una vita che secondo te non potevi avere, lacerato dall'amore per la tua famiglia e il tuo desiderio più intimo. Sei nato in un corpo sbagliato. Sì, ha ben inteso, la tua infanzia è stata bella. Un'infanzia normale, un'infanzia come tante altre, tra alti e bassi, come in tutte le famiglie. Il tuo problema era solo il tuo corpo, non rispecchiava per nulla quello che sentivi dentro. Non rispecchiava quello che in realtà eri. Eri una donna chiusa in una scatola chiamata uomo. Più crescevi, più ti mancava l'aria. Ti rifugiavi nel bosco per poter urlare al vento il tuo disagio. Costretto a mascherare quello che sentivi, costretto a vivere come non volevi, odiando tutte le docce che facevi e i vestiti che indossavi. Cosa potevi fare? La società impone una dittatura di determinate regole. Se non sei come gli altri, sei fottuto. Volevi farla finita, non potevi vivere così, volevi comprare una pistola, infilartela in bocca e farla finita. Cosa cambiò? Lei. I suoi occhi, il suo sorriso. Ti innamorasti subito di lei e lei di te. Lei divenne il tuo respiro, senza di lei c'era il vuoto. Lei che ti diede una famiglia meravigliosa, i tuoi gioielli più belli, i tuoi figli. Tutte le porte che apresti nel tuo coma, le vite che ti dicevano che dovevi avere e le vite che in realtà hai vissuto, la voce che sentivi era il tuo io che parlava. La vita è breve, non perdere neanche un minuto. Sei a un bivio. Decidi così di aprire gli occhi. Eccola là, l'amore della tua esistenza, rimasta accanto al tuo letto, accanto a te come sempre. Ti rimane una sola cosa da fare. Scoppi a piangere. Vuoti il sacco dopo averle ripetuto alla nausea quanto l'ami. Quando ami i tuoi figli, finalmente lo dici ad alta voce, quando odi il tuo corpo, perché non rispecchia chi sei. Sono passati 3 anni da quel giorno, il giorno che cambiò la tua vita per sempre. Certo, non fu facile, le cose da elaborare erano un bel po'. Ma l'amore non guarda i genitali che indossi, l'amore supera ogni cosa, l'amore è un legame che non si spezza. Ecco qua. Finalmente nel corpo che tanto volevi, in quelle forme femminili che rispecchiano finalmente il tuo vero io, il tuo bellissimo seno alto, chiuso in quell'abito bianco che sognavi tanto. Ti incammini verso l'altare, i tuoi figli ti accompagnano, ti portano da lei, sempre al tuo fianco, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia, finché morte non porti altri luoghi e in altri viaggi. E così si conclude la storia di Babybel Marbles. In descrizione trovate il link per la sua storia e questo episodio di Incipit può praticamente concludersi qui.
In breve, quello che abbiamo letto. Affascinante la storia dell'Eterno Bogdan con questo risvolto un po' drammatico per il prete. Mi è piaciuto particolarmente. Nella Gatta e Gattini c'è stata comunque un'evoluzione della storia. Vediamo Demonia sempre più aggressiva nei confronti della sorella e del povero principe. In tema, argomento a piacere, Fenderman è stato strepitoso. Cosa si può dire se non sempre analizzare le sue storie per in che modo impostare appunto una narrazione? I miei complimenti. Nel mio destino c'è un po' di confusione. Mi è piaciuta però molto l'idea e sono contento di aver seguito la storia sin dall'inizio. È stato un viaggio. C'è qualche errorino che rende un po' complicata la lettura. Molti quanto e quando che si confondono. E magari qualche quando era anche voluto, però rende un po' diversa la narrazione. Quindi, peccato, questo finale rimane poco chiaro, soprattutto nella questione dell'incidente e quello che ne consegue. Proprio credo di non aver afferrato a un certo punto che cosa succede esattamente. Se termina una vita illusoria che si è immaginata appunto nel coma, oppure se accade altro, perché c'è poca chiarezza. Come sempre detto, il concetto è interessante, il concetto è forte, sarebbe bello rivederlo comunque riadattato e curato meglio. Sempre un pelo di revisione in più, serve per fornire ai lettori una lettura ottimale. Tanto, essendo l'ultimo capitolo, potevi prenderti anche 2 settimane per dire di revisione. Meglio prendersi tempo però completare la storia in maniera adeguata piuttosto che lasciarla un po' imprecisa come può essere risultato in quest'ultimo capitolo. Niente, spero i miei consigli possano esservi stati utili. In descrizione trovate tutte le storie che abbiamo letto. Io, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a condividerlo per ampliare la nostra cerchia di lettori ed eventualmente iscrivervi qualora fosse la prima volta che passate da queste parti. Dal Diario della Notte è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio.